Allineamento. Adesso tutti di trotto. Stacco della macchina lungo la corda mezza all'esterno. Muchacho Fans che finisce con lo sbagliare più al largo. Messalina OM ancora più al largo. Anche il numero 8 Messico Horse al comando Metz. Messalina OM lì a fianco. Poi Messico Horse e Meraviglia con i cavalli dopo 200 metri. Metz e Messalina alle prese 13-6 per il parziale. Poi Meraviglia terza. Si stende VP dell'Annunziata per far passare Messalina OM che è al comando. Terza e Meraviglia. Poi Manuel Ramirez che rientra a Messico Orsi, i primi 400 di gara vanno via in 27-6. Al comando Giampaolo Minnucci, ha fatto quello che ha detto il cugino il cugino Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, ma gliel'ha fatta pesare, mentre dalle retrovie sta arrivando a velocità supersonica il numero 7 Merli Fonte SM. Primi 600 metri in 43-3 al comando Giampaolo Minnucci, arriva a tutta velocità Merli all'attacco, ma non si passa e quindi c'è l'attacco fortissimo. Giampaolo Minnucci è costretto a girare la bacchetta, mentre il secondo è ancora Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata e più dietro il numero 9 Manuel Ramirez. Al comando Messalina, respinto per ora Mary Slay Fonte SM, 12,9 i primi 800, 13,1 il chilometro. Messalina al comando, Mary Slay Fonte SM che sembra aver esaurito la veemenza, poi filtra bene Metz con VP dell'Annunziata, spostato anche Messico Horse che cerca di scendere davanti a Meraviglia, ma Farolfi dice che non si può. Al largo va Manuel Ramirez, Messalina OM al comando, si trascina Metz e poi Meraviglia, arriva forte il numero 9 Manuel Ramirez. Salina conduce quando mancano 300. 300 alla conclusione, lottano in tre per la vittoria. Al comando è Giampaolo Minnucci, di dietro c'è Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata con il numero 1 Metz all'attacco, mentre di dietro c'è Manuel Ramirez. Metz che guadagna terreno, Metz che guadagna ancora, ma si difende Giampaolo Minnucci, va a vincere Messalina. Secondo è Metz, terzo è il numero 9 Manuel Ramirez. Tempo al chilometro del vincitore 1,14, 30 e mezzo per l'ultimo quarto, 29,6 per il penultimo. Un minuto secco per gli ultimi 800 metri da parte di Giampaolo Minnucci, che se ne va a vincere nei confronti del numero 1 Metz Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, mentre terzo è il numero 9 che è corso alla grande, soprattutto con un'ultima curva in terza ruota, Manuel Ramirez. Giampaolo Minnucci fa il doppio, comunque vincendo.